un primo piatto, il mio preferito. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Brava. E quindi oggi cosa andiamo a fare? Il mio primo piatto dell'estate preferito. Un piatto come? Tipicamente nordico. La pasta alla norma, che buona! Ragazzi, per la pasta alla norma ci vuole la ricotta salata. Come per fare l'albero ci vuole il seme, per fare la pasta alla norma ci vuole la ricotta salata. Quindi, se e per fare l'albero di Natale ci vogliono le lampadine, mi raccomando, le lampadine. Sì. Non colorate possibilmente. E per fare poi il latte con Nesquik ci vuole Nesquik. Soprattutto. Basta! Quindi, se non avete la ricotta salata o non potete trovarla, basta, chiudete il video e ci andiamo a casa. Perché ciao, è inutile che mi dite lo faccio con la ricotta infornata, lo faccio col pecorino, lo faccio con col parmigiano. No. Non è un'altra cosa! Non è la norma. Sarebbe come fare un panino col prosciutto. Non è la norma. Sarebbe fare come un panino col prosciutto col salame. Sarebbe un'altra cosa. Ti piace il mio orgoglio? Allora, più esplicito di così. Quindi, se volete fare la norma, andate nel vostro supermercato di fiducia e chiedete ai vostri salumieri di farvi recapitare una bella ricotta salata, che loro possono averla tramite i loro viaggi. Se c'è la richiesta, la fanno avere. Oramai nei nostri supermercati c'è il cheddar, c'è la feta, c'è tutto quello che vogliamo di international food, ma i prodotti delle nostre regioni faticano ad arrivare. Quindi facciamoci spalla tra di noi, io chiedo la fontina da lassù, tu chiedi la ricottina da qua giù, e così l'economia impenna e la pasta alla norma arriva sulle tue tavole. Allora, dato questo piccolo trattato di economia, adesso... E quindi, siccome il salumiere è come uno di famiglia, non vi dirà sicuramente di no. E quindi basta, basta. Allora, detto ciò, spostiamoci di là e andiamo a preparare questa buonissima pasta alla norma. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra pasta alla norma, pochi, semplici e genuini. Una bella melanzana tagliata a fette, se avete quella seta, quella viola chiaro, viene più scuro, ma la melanzana tradizionale in realtà è questa, quella viola scuro, che io ho tagliato e ho lasciato un'ora sotto sale con l'acqua per farla scaricare dell'amaro. Poi ho preso le fette, le ho asciugate con un canovaccio ed eccole qua, pronte per friggere in olio di semi. Io per friggere uso l'olio di semi, perché con l'olio di oliva il fritto mi viene troppo pesante, ma se voi preferite l'olio extravergine di oliva fate pure, viene buonissimo, per molti meglio. Poi della ricotta salata, che non è la ricotta infornata, è la ricotta salata, chiedetela al vostro salumiere direttamente dalla Sicilia, possibilmente di pecora, chiedetela al vostro salumiere di fiducia, esatto, e vedete quanto poco costa, 330 grammi, 2,81 euro. Noi la prendiamo alla Simpli, quindi tra i regionali magari alla Simpli, la vostra Simpli potrebbe esserci. Due spicchi di aglio, poi una passata di pomodoro, io uso questa della Lidl che è molto 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 buona, ha degli ingredienti ottimi, in pratica solo pomodori, sale da cucina e punto, quindi è veramente buona. E poi una piccola variazione sul tema, perché naturalmente la norma in Sicilia si fa con la pasta bianca. Noi invece oggi proveremo questa buonissima pasta sicilianissima di Tumminia. È una pasta integrale, un fusillo integrale biologico, veramente buono, fatto a pietra naturale. Quindi, proviamo veramente, vediamo se roviniamo. Tra gli ingredienti non vedete il sale, perché non c'è nell'acqua di cottura della pasta, non andrà il sale, nella salsa se volete lo mettete, se no no, però siccome mettete la ricotta salata che è salatissima, io vi consiglio di non usarlo. Brava. Ma siccome i nostri amici non è detto che la trovino, cosa devono fare in caso? Niente, non possono fare la pasta alla norma senza la ricotta salata. Non possono mettere il sale da altre parti? Sì, ma non c'è la pasta alla norma. Quindi non la fate, salata. Non la fate. Quindi se non trovate la... una pasta alla parmigiana, bravi, se ci mettete il parmigiano. E poi per correggere la salsa della sua acidità naturale, mettiamo un cucchiaino di zucchero, giusto? Bravi, in cottura. Brava. Cominciamo subito. Accendiamo la fiamma, mettiamo i due spicchi di aglio pelati della loro camicia e versiamo la passata di pomodoro.
un po' di sale io nella salsa lo metto, perché questa salsa non la userò solo per fare questa pasta. Bravo, hai fatto quindi, bene. Vabbè, un poco io lo metto, ma voi che siete specialmente del nord, non siete abituati a questi sapori così prominenti, se siete del nord, no, che siete del nord, lasciatela senza sale. Ora diamo una rimestatina e mettiamo a cuocere il tutto buono buono finché la salsa non restringe per bene e non prende il tutto il sapore dell'aglio. Nel frattempo lasciamo andare l'olio, facciamo sì che riscaldi perfettamente. Immergiamo le nostre melanzane, abbassate la fiamma, attenti agli schizzetti ovviamente, e facciamo friggere ben bene. Nel frattempo, su un piatto di carta, su un piatto ho adagiato dei tovagliolini di carta e vado a prendere e scolare le mie melanzane. Le sto lasciando abbastanza chiare in modo che mantengano anche un po' di turgore al palato all'interno della pasta. Se mentre cucinate volete un aperitivo fantastico per il vostro lui, prendete un pezzettino di pane, metteteci una melanzana fritta, un po' di sale, chiudete il panino e offritelo. Vedrete che bontà divina! Salsa di pomodoro cotta, versiamo il cucchiaino di zucchero, mescoliamo per bene e aggiungiamo, togliamo i due spicchi d'aglio e condiamo con una bella, con un bel giro di olio extravergine di oliva. L'acqua bolle, 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 buttiamo la pasta! Yuhu! Per 4 persone vi consiglio di metterne un 400 grammi, perché il bis qualcuno lo vuole sempre. Bene, ci vediamo tra 5 minuti quando l'avrò scolata. Mentre la pasta cuoce, grattugiate la ricotta salata, io ne ho grattugiato un 160 grammi, sembra molta di più, ma è 160 grammi, e riducete in pezzettini le melanzane, semplicemente come così, prendendole e tagliandole. Ok, scolata la pasta, verso un po' di salsa nella pentola. Prendo la pasta ben scolata e la butto dentro, prendo altra salsa e vado dentro, direttamente dentro la pentola. La ricotta salata, metà di quella che abbiamo nel piatto, metà delle melanzane che abbiamo precedentemente tagliato a pezzetti, in modo che la pasta venga condita anche all'interno, ne lasciamo giusto un pochino per guarnire i piatti e mescoliamo ben bene il tutto. Piatto rigorosamente fondo, perché sennò il siciliano si offende perché gli sembra che gliene vuoi dare poca. Vabbè, scherzo, no, perché un primo antico va in un piatto all'antica, quindi piatto fondo. Questa sarebbe una porzione normale, noi per l'occasione facciamo la porzione speciale, quella che si dà al figlio quando torna da fuori. Mangia, mangia amore, che ti vedo deperito. Quindi qualche melanzana più in superficie, una spolverata di ricotta salata e buon appetito, buona pasta alla norma ragazzi. Visto, se avete la ricotta salata, il gioco è fatto, e quindi mi raccomando, fatevi dare questa benedetta ricotta salata, oppure mandando un piccolo contributo di solo 100 euro, vi invieremo 50 grammi di ricotta salata. Mi raccomando, approfittate di questa occasione, approfittate. Sono sicuro che vincerò io. Bravo. Allora, sentite ragazzi, naturalmente per chi è siciliano questa ricetta risulta un po' babbitta, la sappiamo fare tutti qua da noi, ma due cuori e una cappa non è vista solo in Sicilia. E quindi, per gli amici dallo stretto in su, mi raccomando, fate questa pasta alla norma. Provatela!
portate un po' del nostro gusto sulle vostre tavole e poi diteci com'è. Bene, io non ho usato il basilico, a me non piace tanto, ma se vi piace mettetelo nella salsa che ci sta bene. Bellissime le vostre proposte di punizione per Gabriele. Ho deciso quale sarà la punizione al tag, vi ricordate l'ultimo che abbiamo fatto, un 2-3 tag? E allora cucinerà per noi una cosa che scoprirà nel momento in cui io metterò gli ingredienti sopra la tavola. Quindi lo vedrete cucinare, cattiveria. Però siccome il canale di entrambi e la punizione non posso darla solo a Gabriele, anch'io avrò una punizione, dovrò assaggiare quello che cucina. Non so, forse la vera punizione me la sto collando io. E quindi, però, bello, mi piace questa punizione, ecco. All'inizio mi ero un attimino infastidito di questa cosa, stavo per ucciderla, ma invece no, sì, facciamo questa cosa. Ucciderla dopo. Facciamo questa cosa, metteremo... con l'assaggio. Fai trovare degli ingredienti, mi raccomando, veramente simpatici. Farò una cosa semplice, perché non voglio morire con l'assaggio, quindi comunque qualcosa la cucina, io non lo aiuterò per niente, no, sapevatelo. No. Adesso i video vanno in onda due volte, i video vanno online due volte a settimana, scusate, è la stessa cosa, perché sono in onda, sono in rete, va bene, non importa, i video andranno online sempre, da sempre, per sempre, speriamo, due volte a settimana, uno la domenica sicuro e l'altro di solito è è variabile, in base a come uno la sera se gli va di montare video o meno. Uno. E allora ragazzi, noi ci vediamo quindi o martedì o giovedì o mercoledì durante la settimana con un nuovo video. Ma sicuramente la domenica, quindi mi raccomando, condividete questo video e diffidate delle imitazioni, soprattutto quelle brutte. Ma non ce n'è imitazioni, siamo inimitabili. Bene, bene. E noi ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao!